cercare di risolvere il problema così in quattro battute, diciamo, è piuttosto complicato. Io direi però che bisogna implementare e migliorare tutte le opportunità che il nostro territorio ha di collegamento, soprattutto con Napoli. Quindi innanzitutto le vie del mare vanno implementate, vanno riconsiderate con mezzi che siano più confortevoli, più adeguati, anche più moderni, diciamo, e evidentemente più capienti. Quindi meno corse nel rispetto dell'ambiente, ma con mezzi che hanno una maggiore capienza. Potenziare e migliorare il servizio della circumvesuviana, garantendone tempi certi, sicurezza e qualità del servizio. Ovviamente quello della circumvesuviana e quello dell'aliscafo sono delle vie del mare, sono due problemi che vanno risolti assieme alla Regione Campania, che è evidentemente l'ente che gestisce questo tipo di trasporto. E poi ovviamente a noi ci resta da migliorare la mobilità interna, quindi la realizzazione di qualche altro parcheggio. Io penso soprattutto a un parcheggio per bus, che oggi non c'è o ce n'è pochi, e quindi in alcuni giorni della settimana in particolare sono evidenti le difficoltà di ospitare a parcheggio questi grossi bus, che per qualche anno ancora dovranno evidentemente arrivare. Poi la realizzazione degli ascensori per il porto, il collegamento col porto, che ovviamente il momento rappresenta l'imbarco per tutti i turisti, diciamo, della costiera per Capri, e quindi realizzare, completare il parcheggio Correale col secondo lotto, che è appunto quello degli ascensori collegando il centro della città con il porto. Beh, questo non è più un sogno, ma è un progetto diciamo realizzabile. Recuperare quindi i fondi necessari alla realizzazione di questo progetto sarebbe già una grande cosa, e mettere in essere questo progetto. Quindi realizzazione di qualche parcheggio per i bus, realizzazione degli ascensori per il collegamento con il porto, e migliorare le vie del mare e la circumvesuviana. Ecco, questi mi sembrerebbero già degli obiettivi importanti per migliorare la mobilità in Penisola Sorrentina.